Ciao scheletrine e scheletrini, oggi io e il Pink Fluffy Unicorn siamo in una casa abbandonata, la casa delle carrozzine, adesso non so come diavolo si chiama, ma a me è incuriosito tanto perché ha una cucina all'ultimo piano, quindi seguitemi in questa nuova esplorazione. Intanto sto rovistando le nuove avventure di Micco e Macco. Che carino sto fumetto. Ah, un quadernino. Ma dai. Andiamo qua. Ah, ci sono quelle scale orrende che io odio fare. E poi qua, cancheri. Ma sempre interessante. Anche questa testiera. Mamma mia. Eccoci qua. Eccoci che adesso entriamo dalla parte più bella. Oh là là. Ecco. C'è nessuno? No. Ok. Eccomi qua, ragazzi. Allora. Madonna. Qua hanno messo il mondo. No, ma io adoro tutto questo, cioè io sto impazzendo, è bellissimo, adoro, 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 cioè vabbè, sapete che io, ah no, pensavo di trovare biscotti incancherati, ma invece no, ci sono delle, cioè un metro e delle chiavi, cioè ho messo panchine, ho messo sedie, di tutto di più, però bello. Bello, bello, bello. Intanto ci sono Diego e Molly che stanno bofonchiando. Ma è normale, amministrazione. Vabbè, qua hanno un po' sparpagliato, tu scosso. Eccoci qua ed eccoci qua. Con le famose carrozzine e bambolotti. E andiamo al piano di sopra. Sì, tanto le scale tengono, andiamo di sopra. Ma c'è anche questa porta che non si apre. Ullala, sì, sì, si apre, ok. Hanno semplicemente messo un mobile dietro, però. Mamma mia, un casino dell'ostrega. Madonna. Eccoci qua. Siete qui? No, questa è un'altra parte. Ulala. Cioè, qua hanno veramente scaraventato tutto a terra. Ah. No, mi conviene, cioè, non so se ci conviene. No, ma non ha danni strutturali. No, quello no, però che casotto passare qua in mezzo. No, in mezzo no, fai il giro. E ma come, cioè? Dove siamo andati noi? Devo scendere, ma non c'ho voglia di riscendere. No, per forza. Eccoci. Eccoci qua. No, vabbè, piena di giochini, di fumetti. Eccoci. Eccoci qua. Vabbè, madonna, qua un casino. Madonna, cioè, si fatica anche a entrare dal casino che c'è. Santo cielo. Oddio, cioè, qua. No, vabbè, mi rifiuto di guardare dentro quell'armadio. Cioè, guardate che schifo, che cancheri. Oddio, cosa c'è qua dentro? Ah, è un gioco che ora mi viene in mente. Si chiamava Going, sta cosa. Oddio santi, 15. Me li ritrovo sempre in qualche modo. E andiamo al piano di sopra. Ecco qui. C'è della carta igienica incancheratissima. Ah.
Allora, andiamo prima in cucina. Strano che ci sia una cucina al piano di sopra. Molto, molto insolita, ma tanto bella. Wow! Allora, vediamo il calendario che risale al 2007, quindi neanche così vecchia. Beh, vediamo se nel frigo ci sono. No, non c'è niente. E qua, camera da letto, dove hanno ovviamente tirato fuori tutto. La lampada che è pucciosa col piccolo. E poi c'è questa. Wow. Eccoci. Allora, no, no, ma qua hanno messo tutto soqquadro. Vabbè, queste vespe non mi piacciono. Mi tengo lontana. Vecchio, vecchio. No, no, vecchio un Kaiser, Diego, perché ci sono gli insetti, cioè ci sono proprio delle vespe, quindi assolutamente non mi fido. Ho caldo. Che ho filmato. Sì, lo so. No, no, ma dai, le regole contadine. Fantastica. Ok, andiamo a vedere la cantina. Intanto tenete conto che siccome devo fare delle foto per OF, ho in mano le scarpe e tutto quanto. Vediamo le cantine. Ecco, già si può vedere la cantina da qua e non ne vale la... Sì, no, beh. No, oddio. Invece vale la pena, caro Diego. Tu che tanto dicevi. Molly, è bella la cantina. A parte i ragni, guarda che qua, Madonna. Ulala, ecco qua. Il mio telefono ce l'hai tu, Diego? No, ce l'ho io. E c'è pure un bel fresco. Ok, entriamo nell'ultima parte e vediamo che cosa c'è. Eccoci, altra parte della casa che mi hanno detto: no, Gianna, ma è piccola. No, piccola non è, assolutamente. Ok? Ok, concludiamo con il piano di sopra, poi basta. Esplorazione finita. Qua, vabbè, camera vuota con grande crepa e la maledita se ne esce. L'esplorazione alla villa del militare, poi ho scoperto che si chiama la villa del militare per la foto di un militare che è in giro, è terminata. Spero vi sia piaciuta, quindi io e il Pink Fluffy Unicorn vi salutiamo. Iscrivetevi al mio gruppo Facebook Urbex for Passion, seguitemi su tutti i social come la maledita Feliz e per contenuti esclusivi mi trovate come Miss Urbex. Alla prossima esplorazione. Ciao ciao!